Vediamo un esempio numerico semplice per spiegare questa trasformazione di Galileo sulla posizione in cui accadono gli eventi. Qui c'è il treno, sistema di riferimento K', che corre a 20 metri al secondo, velocità costante, moto rettilineo uniforme. E questa è la stazione. I tempi scorrono allo stesso modo sul treno e alla stazione perché stiamo nella fisica classica e non nella fisica relativistica. All'istante di primo uguale a zero, che coincide con il tempo anche della stazione, stesso tempo, il capotreno, diciamo l'orologio al centro del treno, e il capostazione, quindi l'orologio al centro della stazione, si incontrano. Questo è l'istante zero per entrambi. Poi naturalmente il treno continua a percorrere sempre il suo tragitto a 20 metri al secondo. 100 metri più avanti, rispetto al centro della stazione, c'è una lampadina spenta. All'istante 3 secondi per entrambi, sia alla stazione che sul treno, perché il tempo scorre allo stesso modo in tutti i sistemi di riferimento nella fisica classica. Quindi all'istante 3 secondi per tutti si accende questa lampadina. L'evento quindi è l'accensione della lampadina, ma potrebbe essere una persona che batte le mani, un petardo che esplode, qualunque cosa. Vediamo le coordinate di questo evento viste dal sistema di riferimento della stazione. X 100 metri e T 3 secondi. Vediamo invece le coordinate dello stesso evento dal punto di vista del treno. Il tempo abbiamo detto che è 3 secondi anche sul treno, ma la posizione rispetto al centro del treno non è 100 metri, è 40 metri soli. Questo perché nel frattempo, in quei 3 secondi che sono passati tra il momento in cui il treno si incontrava con la stazione, tempo 0, e il tempo in cui si è accesa la lampadina, 3 secondi, in quei 3 secondi il treno ha percorso 60 metri. Infatti basta moltiplicare 20 metri al secondo per 3 secondi e quindi il treno ha percorso questi 60 metri, perciò la lampadina si accende a una distanza dal centro del treno che è soltanto di 40 metri. Questa è la posizione X' che misura l'osservatore sul treno per l'evento, accensione lampadina. E giustamente l'operazione matematica che ha fatto l'osservatore sul treno è 100 metri meno 60 metri. Cioè ha fatto l'operazione x meno v per t. Quindi è questo il senso logico della trasformazione di Galileo per le posizioni dove avviene l'evento. Bisogna togliere alla posizione dove è avvenuto l'evento 100 metri, secondo la stazione, bisogna togliere la strada che ha percorso il treno, 60 metri.